ragazzi, siamo Rabbit e Molly. Ragazzi, oggi, questa mattina ci siamo svegliati ma... E la Rabbit è felicissima. Sì, però è successo qualcosa di molto strano. Siete pronti? Vabbè, l'avrete letto dal titolo, ve lo facciamo subito vedere. Sì, ragazzi, la nostra casa si è riempita dei pulsanti della Rabbit. Ve li ricordate quei pulsanti che ogni giorno è la maledizione? Ma no, io adoro i pulsanti e oggi abbiamo la casa piena dei pulsanti della Remy. Guardate ragazzi, è pieno di pulsanti. Ce n'è uno lì, uno là, lo vedete? Guardate, uno lì per terra. Ce n'è uno anche sulla sedia. Ce n'è uno lì e anche sulla coperta pizza. Wow. Però Molly, una cosa, di solito i pulsanti della Rabbit, proprio perché sono i pulsanti della Rabbit, li gioco io mentre giochiamo. Adesso oggi, se li premiamo, che cosa succede? Non lo so, infatti è molto strano perché sono, guarda, ce n'è uno anche qua vicino agli occhi vuoti, guarda, è dello stesso colore. Non premerlo, Remy, perché secondo me è lo scherzo di qualcuno, Remy. Lo scherzo di qualcuno. Sì, secondo me è lo scherzo di qualcuno. No, Remy, no. E adesso, no, Remy, no. Questi sono i pulsanti della Remy, quindi la Remy li deve suonare. Oh mio Dio, non ci posso credere. Guarda cosa è successo dopo che hai premuto il pulsante. Dai, no, ma non posso stare così. Ma perché? Ma questi sono i miei pulsanti. Che cosa è successo? Si sono rivoltati contro di me? Oh mamma, ma guardate, la Remy è legata. Ma Molly, non riesco neanche più a muovermi, come faccio? La Remy è completamente legata, guardate, potrei farti il solletico. No. Dai, allora qualcuno mi deve slegare perché quelli sono i miei pulsanti. Non possono farmi questi, i miei pulsanti. Te l'avevo detto di non premere i pulsanti. Quindi questi pulsanti hanno poteri magici perché tu sei stata legata. Dai, ti aiuto, guarda, ti aiuto a slegarti. Legamomi. Aspetta, aspetta, ti aiuto mi io. Non mi bene più. Non ci posso credere, quindi il pulsante ti ha legata. Quindi se io dovessi premere questo verde, Remy. Aspetta, aspetta, non so che cosa succede. Comunque i pulsanti non potranno essere tutti cattivi perché sono i pulsanti della Remy. Quindi sicuramente succederà qualcosa di buono. Prova. Provo? Ho paura, eh. Vai. Oh ragazzi, lo sapevo che i miei pulsanti non avrebbero deluso. Guardate Molly. Non ci posso credere, che schifo. Che hai premuto. Adesso te lo metto sulla testa. No, fermo. Hai capito che te lo metto sulla testa? Questo slime, fammelo toccare. Adesso fammelo toccare. Guardate ragazzi, ce l'avevo tutto sulla testa. Adesso tocca a te toccare il prossimo pulsante. Allora, però devo dire che questo pulsante mi è piaciuto, eh. È stato molto divertente. Che tutta quella placca verde sui capelli. Ok, allora io direi di andare avanti perché i pulsanti della Remy non deludono. Quindi guardate qua cosa c'è sulla pizza. C'è il pulsante allora, rosa. Allora Molly, facciamo una scommessa. Questo pulsante rosa è sulla pizza. Quindi sì, se io lo clicco, uscirà una pizza. Vai, prova a cliccarlo. 3, 2, 1. Ma non è successo niente. Dov'è la mia pizza? Ma non c'è. No, cosa? Vabbè, cos'è quello? Quello non c'era. Ma prima. Cos'è? No, vabbè. No, ma è una caramella rosa tutta di zucchero. No, non è ma giusto, non ci credo, Remy, la no. Devo mangiare subito. No, no, questa. No, non è giusto. Aspetta, magari è velenosa. È velenosa. Fammi magari vedere. Velenosa. Fammi vedere. E invece no, passa con il profumo. No, Remy, dammelo un po' anche a me. Guardate, ragazzi, una super caramella rosa. No, ma dai, ma la volevo anche io. Sei la solita fortunata, Remy. Ma guarda un po'. Ancora, ne voglio ancora. Mi sa che è finito l'effetto del pulsante. Ti deve andar bene sempre qualsiasi cosa. Io adesso voglio premere questo. Senti, guarda che prima ero legata, non mi è andata così bene. Io adesso voglio premere il pulsante verde. Ma perché hai il mio... Ma premuto anche prima verde, non mi è importa. Andata tanto bene. Io voglio provare perché ho fiducia nel verde, è il mio colore preferito. Ah! Oh, che cavolo! No! Il coccodrillo di nuovo! Il coccodrillo. Ok, ma quindi vuol dire che devo giocare anch'io. Giochi insieme a me, dai, inizio io. Dai, ma Upe, ma perché? Inizio io. Ok. Ok, uno. Aio. Adesso mi fa
parola bua. 2 3 Io lo farei qua, ma dai. 5 Che paura, ragazzi. 6 Ma uffa. 7 Dai, ma non è giusto. Cioè, tu hai premuto il pulsante verde e ho perso io. Aglio, il mio dito, me l'ha morso un coccodrillo. Comunque, ragazzi, abbiamo premuto tutti i pulsanti: il blu, il viola, il verde. Manca solo l'arancione. E secondo voi la Rebby non premerà l'arancione adesso? Invece sì che lo premerà. Quindi vai. Aiuto, 3, 2, 1. Oh mio Dio. Il becco, sei diventata un pollo. Ma no, ma come un pollo? Ma dai. Fai il verso del pollo. Aspetta, voglio. Rebby, ma ce ne sono un sacco qui sul tavolo. Guarda che roba. Tutti i colori. E ce n'è anche uno lì sul termo. Allora, blu non l'abbiamo mai usato? No, era il primo. No, l'abbiamo toccato, però io lo ritoccherei. Ok, vado, sei pronta? Vai. 3, 2, 1. Cosa è successo? Cosa? No! Cocchemento! No. Allora, in casa non si può fare! Sì, in casa non si può fare! No, ragazzi! In aiuto! In casa si può fare! Ragazzi, spegnete il video perché qua succederà qualcosa che non si può guardare! No, okay. Stai scherzando! Cocchemento! Oh, mamma, ragazzi! Sei pronta, Rebby? Oh! Vai! Apriamo e mettiamoci... No! L'evento! Cavolo. Ecco, hai sporcato tutta la tovaglia. Ok, basta, Molly. Sai che cosa ti dico? Questi qua adesso li premo tutti. No. Ma non cosa? Ci credo. Ma allora, è venuto fuori qualcosa in ognuno dei pulsanti. Allora, qua c'è una bibita al melone e crema dei Chupa Chupa. Qua invece guarda, buoni questi. No, vabbè, ma che è sta roba? Wafer con la crema alla fragola, buonissimo. E qua un uovo qua di un Pasqua. Un uovo di Pasqua. Ma che cosa sono queste cose? Allora, io non so quale scegliere. Sceglierei la bevanda perché è un po' sete, però quelli sono molto buoni. Ma l'uovo? Sappiamo tutti che la Rebby è una curiosone, quindi vuole vedere che cosa c'è dentro quest'uovo. Ok, quindi questi sono i miei, eh? Ok, Molly, ho fatto la mia scelta. Spero sia quella giusta perché le altre due sono sparite. No, ma erano mie. Sono sparite perché ho ripremuto il pulsante. Quindi ho solo questo. Speriamo, speriamo in bene. Questo uovo deve essere la scelta dell'anno. Non ci credo, la cacca. Stiamo scherzando? Cioè, io mi sono appena lasciata sfuggire una bevanda buonissima, probabilmente, e anche i wafer alla fragola per questa cacchina. Si sta bene. Allora, Rebby, adesso premerò l'ultimo pulsante e poi direi basta, perché ne stanno succedendo di ogni, Ok, ultima chance, Molly. Ti vai! Prego, qualcosa di buono, come una caramella o dei soldi, magari. Ma che ma dai, Molly, ma ti sono cresciuti i capelli rosa! Hai una parrucca rosa in testa! Ma perché questi pulsanti ci hanno fatto questo? Non perché? Dai, i pulsanti della Rebby sono fantastici. Allora, ragazzi, cosa ne dite? Che voto date a Molly con la parrucca rosa? Scrivetecelo qua sotto nei commentini. Comunque, io direi che Molly con la parrucca rosa ha il suo stile, ragazzi, vero? Ha il suo stile. Allora, io direi che i pulsanti della Rebby oggi hanno fatto abbastanza danni. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate subito un bel like e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video. Ciao. Ciao.